Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, vi do il benvenuto qui al canale. Siamo su Farming Simulator 22 nella mappa No Man's Land. Allora, sto continuando le lavorazioni, mi sto occupando dell'attrebbiatura del terreno. Ok, c'è qualcosa che non coimbra, però aspettate un attimo perché sto vedendo una cosa io adesso. Fermi, 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 fermi. Che cacchio è quel numero uno lì sul terreno? Ormai c'è uno qua. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. E adesso andiamo a capirlo. Secondo me è il cosplay. Vuoi vedere che è il cosplay? Perché non riesco a togliere quella riga lì che c'è attorno blu, vedete? Questa riga qua. Interessante, interessante. Vabbè, mi finisco un attimo qui il lavoro. Niente, sta trebbia qua. L'unico problema che ha è che non frena. Non so capire, non so come fare a sistemarlo. Allora, perché a parte ciò, comunque, ragazzi, prima di continuare con il gameplay, io vi ricordo di iscrivervi al canale. Pollicioni in su del milione like, commentate, condividete. E giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi. Allora, nel gameplay precedente dovevo iniziare la semina del terreno che avevo trebbiato, di questo terreno qui, e in offerta c'è questo coltivatore della Case che adesso andiamo a vedere. Questo 86.000 euro. No, questo mi danno 550 cavalli, 100. Vabbè, mi prendo questo. E se no? No, no, proviamo questo, vediamo cosa cambia. Ah, solo la marca, vabbè. Compriamo questo. Ah, devo andare al negozio a recuperarmelo. Oggi credo, visto che abbiamo prodotto sorgo, andrò a mettere giù le galline. Eh sì, credo proprio di sì. Mentre l'operaio ha finito. Abbiamo tutti comunque trattori molto lenti, eh. Allora, naturalmente per quel coltivatore là mi serve il trattore, il Fendt, perché sennò il John Deere non ce la fa questo. Per cui un attimo che faccio il cambio e vado al negozio. Sembra che voglia partire. Allora, eccoci qua. Speriamo funzioni bene. Speriamo funzioni bene. Più che altro che il Fendt riesca a tirarselo, visto che richiede una marea di cavalli. Speriamo faccia un buon lavoro. Perché non vorrei che tirasse su pietre. Che sarebbe anche grave. Abbassa, vai. Vediamo come funziona. Molto bene. No, pietre non sembra. No, 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 pietre niente. Perfetto, molto bene. No, no, funziona anche egregiamente. Eccellente, il trattore va via alla grande. Vedo un attimo se riesco anche a tirar via sta paglia. Vediamo. No, purtroppo, visto che non ho accesso. Ah, molto male, però se giro in maniera esagerata non ce la fa. Cioè, così almeno riesco a togliere sta paglia, perché sennò è un problemone. Ottimo. Adesso devo capire se John Deere ce la fa con l'asseminatrice. A mettere l'operaio, vediamo che combina. Nel frattempo io voglio capire cos'è sta situazione qua. Disegna campo personalizzato. Disegna linee e campo con il tasto destro del mouse. Allora, credo ci sia un piccolo problema. Ho paura, eh. Questo non ce la fa a fare le curve così. Vediamo. Però sta interessante, disegna campo personalizzato. Allora, col tasto destro 1, 2. Ah, vediamo cosa succede.
Campo 1. Lo voglio provare qua. Ma c'è un problema con questo trattore. Paura che non è il trattore adatto. Comunque campo 1, campo 2. Però mi dispiace, vorrei capire questo perché non me l'ha salvato così. E ho un dubbio. Ho un dubbio. Allora, nel frattempo, questo ha finito. E devo metterlo a lavorare qui. Però prima scarichiamo la trebbia che, come sempre... Allora, vedete? Fammi provare a vedere, fammi rivedere se il Johnny magari... Vabbè, proviamo... Vabbè, il John Deere ce la fa ugualmente, adesso voglio capire se ce la fa a girarsi. Tanto io parto con la semina. Ok, vai. Sì, almeno ce la fa a far manovra. No, qua c'è un problemone però. Qua abbiamo un problemone. No, funziona. No, perché qua a sto punto la vedo dura. Non si capisce molto bene dove arriva la seminatrice comunque, Va bene, dai. Allora, con Landini devo andare a scaricarmi la trebbia e mi sa che cambio rimorchio anche perché sennò non finiamo più. Comunque, Courseplay campo 1, però questo qua non lo so, non sono tanto convinto. Anche il John Deere comunque fa un po' di fatica a far manovra. Questo va benissimo. Adesso mi attacco al cassone grande. Allora, eccomi qua. Perfetto. Questo va benissimo. Devo soltanto capire quanta colza seminare. Ok. Ma se io metto il Courseplay. Adesso vediamo un attimo. Crea lavoro. Courseplay. Posizione del campo. Però vedi, non mi dà campo 1, campo 2. Un attimo che c'è un po' di problematiche, a parte che qua non ha finito proprio per niente. Ok, qua abbiamo fatto, sì, bene. Mi semino anche il prossimo, ora teniamo due a colza e ci siamo. Bene, qua sta andando, questo sta lavorando, eccellente. E nel frattempo io credo che mi metto giù le gallinelle, visto che dobbiamo partire col pollaio. Denaro insufficiente, però mi piace sta storia qua. Questa non l'avevo proprio capita, non l'avevo proprio intuita. però io pensavo di mettere giù 2-3 pollai, invece qua non mettiamo giù una mazza. Quando è che vendo il miele? A marzo. Voglia hai di recuperare qualcosa? Devo vendere le assi o i mobili, perché vendere la legna, il tronco direttamente non ha più nessuna soluzione, perché non ti danno molto. Ma perché devo girare quando posso andare dritti? Allora, cerchiamo di iniziare la semina anche qui. E questo può andare più lentamente perché comunque non riesco a star dietro, se non ci riesci a star dietro. Perfetto, a posto. Bene, su questo semino frumento, su questo, sul campo questo qua. Vorrei tanto capire come ho fatto a tirare fuori l'uno da qua. Vabbè, io vado avanti a segnarmeli, poi... successivamente capirò anch'io cosa è successo e cosa sta facendo costui. Niente, adesso voglio prendermi proprio i soldini per mettere giù il pollaio. Allora, abbiamo detto che gli animali, galline, 80.000 euro. Vediamo quanti me ne mancano. 8 e 8, 16. Perfetto. Qua ci siamo.
Effettivamente con questi soldi potrei mettere giù le produzioni, però voglio le uova per il momento. Devo anche capire dove mettere giù i pollai. Mettiamo giù le gallinozze. Le gallinozze, due pollai starebbero bene anche qui. Uno qua, faccio una fila, sì. Uno. Due, e non ho più soldi. Vabbè, ora posso portare comunque il sorgo va benissimo perché portiamo questo perché questo c'è. Forse sarebbe il caso di acquistare le galline prima. Boh, questo ha finito. Chiudi, chiudi, spostati. E devo iniziare anche la fertilizzazione a sto punto. Allora, prendiamo le mucche, sì, le mucche, prendiamo i polli. Allora, prendiamo quelli da 5. Perfetto, dovremmo avere gli animali qua in visione. Perfetto, 3,60 e 3,60, 9.000 litri. Molto bene. Allora, qua siamo a posto. Dovrò venire a sistemare un attimo con la pittura, ma quello in un secondo momento lo posso far fare. Prossimamente adesso mi occupo di fertilizzare i terreni molto bene. Vabbè, mi finisco queste lavorazioni qua e poi ci vediamo alla prossima lavorazione. Allora, ragazzi, sono andato avanti e sto finendo di passare il coltivatore qui. Mentre qui sto proseguendo la fertilizzazione e come potete vedere hanno nominato i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. Si vedono anche sulla minimappa, per cui, come potete vedere, vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6. E questa è una cosa straordinaria per la No Man's Land, devo dire. Mi è saltato l'idea, mi è saltata, mi è venuta l'idea di provare a mettere giù un altro terreno e volevo prendermi il 44. Anche se il 46 sarebbe più utile il 46 che non il 44 perché c'è la stradina di mezzo mentre il 46 no, non lo so, non so neanche io. Il 32 anche potrei prendere effettivamente, magari beh, il 32 è un po' più pericoloso. Io andrei a prendere il 44, però purtroppo devo chiedere tanti bei soldini perché purtroppo no. Posso chiedere solo 500.000 euro e non credo di rifarcela perché il terreno costa di più. Il 44 costa 85 e abbiamo un bel problema allora qua adesso. Come faccio a risolverla io, la situazione? Io andrei a vendermi dei mobili se ce li ho. Sono proprio curioso di capire se ci sono pure i nostri mobili. Adesso vado a vedere. Magari 2.000 litri di mobili farebbero comodo. Più che altro adesso devo capire anche se posso passare l'erbicida senza erbaccia. Erbaccia non c'è più. E però lui non me la vede con questo. Con questo torniamo là perché io in teoria con questo dovrei riuscire a rifertilizzare. Ok, 2.000 litri presi. Devo ricordarmi di caricare di ricaricare la fabbrica di legname e di assi. Perché sennò non va tanto bene. Andiamo mica tanto bene avanti. Prendiamo sti mobili. Devo fare insilato, ecco l'unica cosa che mi può salvare. 12.000 euro. Bene, devo mettermi in testa di fare insilato perché sennò ho molta erba qua attorno, ma se non la raccolgo. Allora, prima di continuare con l'altro terreno, voglio capire se mi accetta la fertilizzazione seconda. Sì, bene, posso partire con questo qua. Spegni, chiudi, dispiega e andiamo sull'altro. E qua ci siamo. Bene, adesso mi acquisto il terreno che è questo qua a fianco.
Andiamo a creare il campo. Ci sono anche degli alberelli da andare a togliere. Sarà un problema. Ok ragazzi, mi sono venduto anche gli aratri perché effettivamente non ne faccio nulla. Allora, vediamo il 44, andiamo a prendere. Vediamo un attimo cosa può uscirne dal 44. C'è effettivamente una buona soluzione? Beh, effettivamente se io prendo il 44 potrei allungare il campo 3 e il campo... O il campo anche il campo 3 e anche il campo 5 volendo, e potrei partire da qua a fare un bel campo. Anche questo potrei allungare il 6. Ok, eccellente. Però teniamo una, a parte che potrei raccogliere l'erba. Allora, intanto disegno i bordi. Casomai poi lo allungo. Beh, adesso vedo. Aspetta che voglio partire da là. Vabbè, ma sempre 44 viene largo. Questo campo qua viene largo. Proviamo così. Andiamo fino al limite. Sì. Ok. Ora sì, posso andare fino... Credo vado fino in fondo. Sì. Poi faccio un po' di cippato a sto punto. Non ho neanche i soldi per far cippato. Ok. E adesso qua come facciamo? Comincio e cippo, oppure non vado mica tanto avanti. Prendere il macchinario adesso per il cippato è una cosa sconvolgente. Come faccio? Ah, ok ragazzi, allora aspettate perché è successa una cosa straordinaria. È la versione questa 1.3, credo, e l'hanno diciamo... ok, l'hanno un po' rimodernata, diciamo. Speriamo funzioni nello stesso modo. La capacità non è più 2 milioni ma 200.000 litri e costa un po' meno effettivamente, e noleggiarla non costa più tanto. Andiamo a noleggiarla, ferma il Johnny. Questo però non può stare qui solo a far niente, dobbiamo metterlo al lavoro. Qui andiamo a cippare e sto cippato lo andiamo a conservare perché non è periodo di vendita, nel silo. Bene. Comunque io come sempre, prima di concludere con il gameplay, vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su, dei milioni like, commentate, condividete, giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi, e vi ringrazio. Eccolo qua. È diverso, sì, l'hanno un po' migliorato, diciamo. Speriamo che la funzione sia la stessa. A questo punto ha anche più senso tenerlo a noleggio, visto che i costi sono drasticamente precipitati. Allora ragazzi, adesso mi sistemo un po' la zona qua e poi ci rivediamo appena ho finito. Più o meno sì, facciamo i soliti canonici 14.000 litri da un albero, forse anche meno adesso, mi sembra di vedere. Oh, bene. Ah no, vabbè, questo me li tolgo perché questi sono sicuro che mi daranno fastidio comunque per le manovre, per cui già che ci sono li andiamo a togliere. Allora, vediamo un attimo cosa mi può dar fastidio ancora. A sto punto vado a cippare anche i ceppi che ci sono, che sono rimasti sulla segheria e attorno alla carpenteria. Sì, già che ho preso questo a sto punto. A parte che sta zona qua credo che la demolisco a sto punto. Va bene, questa la spengo. Io riparto.
Così almeno se trovo ostacoli me li tolgo. Oh, è alzato, sì. Forse ci sarà da togliere qualcos'altro. Adesso mi congiungo e poi sto campo qua me lo lavoro e me lo sistemo, perché sono da raccogliere i sassi, da passare la calce viva e voglia. Tanto lo marco, è il numero 7 sto campo qua, per cui andiamo a togliere quei due alberelli lì. A parte che devo togliere anche questi. Eccolo qua. Lo già andiamo già a disegnare, perché tanto questo è e questo resta. Non vado a collegarlo al 6, così almeno ho un bel po' di campi. Salva. Non è campo 1 ma è campo 7. Bene ragazzi, comunque io credo che per il momento mi fermo qui. Vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su e milioni like, commentate, condividete, e giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi. Io vi do appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti, grazie e alla prossima. Ciao ciao.